Mi ha già presentato il moderatore, il signor Povino. Io ordino la commissione straordinaria del comune di Calvizzano, che è stato sciolto, come è a tutti noto, per infiltrazioni della criminalità organizzata. È un provvedimento di rigore, il massimo provvedimento di rigore adottato dallo Stato nei confronti delle amministrazioni a fronte di fenomeni diciamo non risolvibili se non con provvedimenti di natura eccezionale. E sono molto diciamo propenso ad organizzare durante i periodi di commissariamento dell'ente, nei quali ci tengo a precisare l'amministrazione non è ferma, non sono dei periodi di fermo per il paese, sono delle pause di riflessione nelle quali giustamente e correttamente la politica si riorganizza, cerca di creare le basi per una ripartenza, come dire, tranquilla, nuova, per un cambio di passo, un cambio di pagina. Durante questo periodo però la Commissione straordinaria cerca di portare avanti tutte quelle che sono le iniziative necessarie, prima cosa per le esigenze dei cittadini, perché il cittadino rimane il primo. Ivi comprese iniziative di carattere socio-culturale. Ecco, quindi quando mi è stata chiesta diciamo, la disponibilità della sala consiliare dell'amministrazione per la presentazione di un libro che sostanzialmente è un inno alla lotta dello Stato al male, lotta dello Stato al male che ha come artefici fondamentali, come tutto sappiamo, ma bisogna sempre ripeterlo, primi coloro che sono sul territorio realmente e lottano e rischiano in prima persona, e quindi gli organi di polizia, l'arma dei carabinieri, la polizia di Stato, la guardia di finanza, le polizie locali e poi fondamentalmente la regia della magistratura, perché la magistratura è quella che fondamentalmente dà l'input per tutte le attività, diciamo, più rilevanti, soprattutto quando ci troviamo a parlare di fenomeni di criminalità organizzata. Ringrazio e saluto appunto qui presente il dottore Capuano del Tribunale di Napoli in rappresentanza dell'organo della magistratura. Quindi il mio saluto a tutti vuole essere un'occasione di ringraziamento forte alle forze dell'ordine che sono il baluardo primo e irrinunciabile di una società civile per garantire ai cittadini una civile convivenza. La Commissione straordinaria opera con tutta, diciamo, la possibile attenzione alle tematiche della sicurezza, alla sicurezza percepita sul territorio. Credo che dei passi in avanti siano già stati fatti in questi primi mesi di insediamento della Commissione. Molte cose sono state fatte, molte cercheremo di farle. Sicuramente potevamo fare meglio, perché io dico sempre che si può sempre fare meglio. E ci proveremo. Intanto anche l'aspetto sociale, culturale, anche questa è un'occasione, una presentazione di un libro che parla della lotta dello Stato contro il più grosso problema del Meridione d'Italia sicuramente, ma probabilmente anche di tanta altra parte del nostro paese, che è la criminalità organizzata, che se non è il principale, sicuramente è uno dei principali problemi purtroppo che ancora appaia nel nostro paese, una battaglia che lo Stato però può e deve vincere. Quindi in questa convinzione, con questo principio, con questa sicurezza di ideali che devono essere tenuti sempre alti, ringrazio ancora una volta tutti i partecipanti diciamo, a questa piccola conferenza di presentazione di questo libro e lascio la parola al moderatore che così darà più tempo per parlare.